È in corso il Salone del Camper a Parma, giunto ormai alla sua sesta edizione. È il principale evento per quanto riguarda l'Italia in questo settore ed è la seconda manifestazione più importante a livello europeo. Nonostante il periodo economico difficile, l'edizione 2015 del Salone del Camper dimostra che l'interesse per questo settore è in crescita. Una ricerca dell'Istituto Piepoli, presentata in occasione della fiera, stabilisce i nuovi profili sociodemografici dei camperisti. Sono tendenzialmente le famiglie giovani, sposate con figli, che scelgono di fare le vacanze in libertà, con un camper in primavera, estate e soprattutto nei cosiddetti ponti o weekend lunghi. Il camper consente di vivere appieno la natura, di visitare le capitali europee e di viaggiare senza troppi vincoli di orari e di destinazioni fisse. Edizione 2015 da record, ha registrato soltanto nei primi due giorni ben 45.000 ingressi per visitare 135.000 metri quadri di superficie espositiva, dove sono presenti 300 espositori e 20 aziende produttrici. Il primo semestre dell'anno ha segnato un rialzo per il settore camper e caravan rispetto all'anno scorso del 10,2% nel mercato del nuovo e del 9,9% nel mercato dell'usato. Sempre più persone scelgono di muoversi in autonomia con il proprio camper e al Salone del Camper è possibile trovare tutto quanto necessario, dagli accessori al caravan. Inoltre, questa manifestazione è il punto di riferimento principale per i professionisti del settore, che in questo modo possono aggiornarsi e restare al passo con i tempi.